L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Ecologia e ambiente. E dentro l'ornitorinco, Carmen Zammataro e Mario Calvagno. E con noi al telefono il professor Giacomo Mangiaracina dell'Università Sapienza di Roma, direttore della rivista Tabaccologia. Grazie di essere con noi, professore. Grazie a voi per avermi invitato. In questo segmento del nostro programma parliamo con il professor Giacomo Mangiaracina del progetto Roma Senza Cicche, che si inserisce in una progettualità più ampia, quella delle Smoke Free Cities. Il progetto gode di una partnership importante con la Società Scientifica di Tabaccologia, l'Università Sapienza di Roma, l'ENEA, l'Agenzia Nazionale per la Prevenzione. E questa sezione progettuale prevede l'acquisto e la distribuzione gratuita di posaceneri tascabili a fumatori in transito in alcune piazze di Roma ad opera di volontari della Onlus GEA Progetto Salute. Professore, prima di entrare nel merito di Roma Senza Cicche, possiamo dire ai nostri ascoltatori che cos'è GEA Progetto Salute e quali attività hai realizzato in questi ultimi anni? Sì, GEA è un'associazione, una Onlus, quindi un'associazione non lucrativa di utilità sociale, che ha sviluppato vari servizi in carenza di servizi istituzionali e in modo particolare servizi sul tabagismo. Ecco, per citare, i servizi tabagismo dell'ospedale Santo Spirito di Roma o del CTO, del San Filippo Neri, del Policlinico Umberto I li ha creati GEA e sono andati avanti proprio con il sostegno degli psicologi e dei medici che collaborano con GEA, quindi professionisti della salute al servizio dei cittadini. Ecco, questa è stata sempre cioè riscoprire il senso della mission in zone che non sono battute normalmente, quindi sul problema del tabacco c'è stata un'ampia fascia di volontariato nel passato, però ecco, GEA punta sulle professionalità. Certo. E professore, all'incirca quante sono le sigarette fumate ogni anno in Italia e quale pericolo rappresentano le altrettante cicche che vengono abbandonate nell'ambiente? Allora, noi abbiamo fatto due convegni con l'ENEA su questo tema e ne abbiamo anche parlato tempo fa, ricordo anche con voi, sì, esatto, di questi convegni organizzati, dove tecnicamente abbiamo portato i dati, quindi le evidenze, nel campo dell'impatto ambientale del tabacco, quindi ciò di cui si parla di meno, che normalmente si parla sempre dei danni alla salute della persona, certo, ma non dei danni all'ambiente. Allora, noi abbiamo questa volta posto l'accento su questa tematica, quindi ci abbiamo fatto due convegni, di cui il secondo proprio l'anno appena trascorso, nel giugno scorso, presieduto proprio dal professor Girolamo Sirchia, quindi l'ex ministro Sirchia. E quello che viene fuori è un dato agghiacciante, perché bisogna partire dal fatto che una cicca di sigaretta buttata via è poca cosa, ma 60 miliardi di cicche di sigarette buttate ogni giorno da 11 milioni di italiani fumatori hanno un impatto ambientale rilevante, pazzesco. Certo. Per esempio parliamo di oltre 300 tonnellate di nicotina, perché 60 miliardi di cicche, la cicca contiene in modo concentrato tutte le sostanze presenti normalmente nella sigaretta, quindi si concentrano, e quindi la cicca è un rifiuto tossico. E io dico sempre che se un bambino accidentalmente, giocando in una spiaggia, mettesse in bocca una cicca di sigaretta, rischia un avvelenamento, se la ingerisce rischia un avvelenamento. Quindi stiamo parlando di materiale potenzialmente molto pericoloso, non pericoloso, molto pericoloso. E quindi poi parliamo anche, che so, di 1800 tonnellate di composti volatili, quindi varie sostanze chimiche, di gas tossici, di catrame, condensato, e infine l'acetato di cellulosa, che impiega 3, 4, 5 anni prima di biodegradarsi. Quindi non si possono più trascurare questi quindi dati. La cicca permane nell'ambiente per anni. Certo. E questo è il motivo per cui le cicche di sigaretta sono
il rifiuto più rappresentato nei fondali del Mediterraneo. Cioè, andando a fare i prelievi e i carotaggi sul fondo, quello che si nota frequentemente sono le cicche di sigaretta. Quindi veramente siamo arrivati ad una situazione, non dico senza uscita, perché noi l'uscita la proponiamo, però sicuramente è una situazione molto grave, certo, specialmente se non la si considera. Esatto. Quindi la gravità è in proporzione della trascuratezza con cui si guarda questo problema. Allora, professore, in che cosa consiste il progetto Roma senza cicche e in che modo intendete realizzarlo? Ecco, come è stato detto da voi in anticipo, il progetto si inserisce in un progetto molto più grande e molto più complesso, che è il progetto Smog Free Cities, che fra l'altro venne lanciato proprio dall'OMS una ventina di anni fa. Poi, ecco, questo progetto dell'OMS si è sgonfiato un po', anzi si è quasi sgonfiato del tutto in Italia, e noi lo riproponiamo, lo rilanciamo, quindi città senza fumo. E ovviamente questo è un piccolo aspetto, che è quello della distribuzione dei posaceneri tascabili ai fumatori in transito nelle piazze romane, quindi dei volontari di GEA Progetto Salute offriranno gratuitamente questo posacenere tascabile, dove sarà stampigliato il numero di una quitline, quindi un numero di telefono dove si può ricevere aiuto per smettere di fumare. Ecco. Quindi ci sembra importante combinare le due cose. Certo. Quindi al fumatore, insomma, non lo stiamo rimproverando, gli stiamo dicendo: guarda che va bene, se sei intrappolato nella dipendenza tabagica, noi comprendiamo bene che è difficile venirne fuori, però almeno la cicca non la buttare in modo così improvvido nell'ambiente, ecco, conservala, smaltiscila attraverso i cassonetti, eccetera. E ti stiamo dando, insomma, una mano. In secondo luogo ti offro l'opportunità di smettere di fumare. Certo, certo. Quindi ecco, le due cose insieme rappresentano questo messaggio, direi, delicato, pulito, ecco, che non criminalizza il fumatore, però almeno gli dà un'indicazione. Certo, insomma, un invito a un comportamento corretto e anche a salvaguardare la propria salute. Va detto che i fumatori sporcano, ecco, detto fra noi, i fumatori inquinano, quindi inquinano con le esalazioni del fumo, ecco perché purtroppo si deve ricorrere alle norme antifumo, quindi il divieto di fumare nei luoghi pubblici. Va bene, una volta si fumava dappertutto, quindi la storia del tabacco ci dice che una volta si fumava dappertutto, quindi nei cinema, negli autobus, nei mezzi, dappertutto. Se uno voleva accendersi la pipa, la sigaretta, il sigaro, lo faceva e basta. Oggi invece tutto questo sistema è stato normatizzato e quindi adesso pian pianino nessuno si sogna di accendersi una sigaretta al cinema, a teatro o su un autobus. Insomma, ecco, si capisce da sé che, certo, è qualcosa importante, di sconveniente, di nocivo per gli altri. Professore, lo accennava lei stesso all'inizio di questa risposta, questo recupero del progetto dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Smog Free Cities. Come intendete procedere per andare verso questo obiettivo comunque? Sì, allora, gli obiettivi sono quattro, ovvero noi diciamo quattro in uno, perché un unico progetto con quattro obiettivi. Sì. Uno è migliorare il decoro urbano, e questo è un fatto, perché se io invito chi ci ascolta a mandarci magari delle foto, ecco, fate delle foto negli angoli di Roma dove si vedono delle cicche per terra, no? E io le ho fatte un po' di queste foto, per esempio una foto che viene pubblicata nel progetto è quella di Ponte Sisto, dove si vedono tante cicche incagliate nei sanpietrini, tra un sanpietrino e l'altro, e diventa anche molto difficile toglierle, e quindi anche la nettezza urbana impiega più tempo e quindi più costi per togliere via quelle cicche. Allora, noi da un lato si migliora il decoro urbano,
Dall'altro si riduce l'impatto ambientale tossico del tabacco, e quindi, perché queste cicche poi alla fine vanno a finire nei fiumi, quindi negli sgrondi e quindi al mare. Alla fine arrivano tutte al mare le cicche, tutte, diciamo una grossa quota finisce nel mare, e quindi ridurre l'impatto ambientale. L'altro, educare alla responsabilità, cioè il fumatore deve sapere che se guida una macchina e lancia la cicca dal finestrino, questa cicca può causare un incendio ai margini delle strade durante il periodo estivo, quindi educare alla responsabilità. E infine il quarto, informare sui pericoli del fumo e offrire assistenza a chi fuma, certo. Cioè, offrire la possibilità o l'opportunità di smettere. Ecco, questi sono i quattro obiettivi in uno dello Smoke Free Cities, che poi ha una articolazione, quindi attraverso la comunicazione sociale, la distribuzione anche di dépliant che accompagnano il posacenere, quindi non è che il posacenere viene dato così da solo, quindi ci sarà un dépliantino che spiega qual è il progetto, eccetera. Poi promuovere anche la sanzione per chi butta le cicche, quindi almeno 30 euro di sanzione per chi butta la cicca nel suolo pubblico. Certo. E quindi poi avere anche la cosiddetta mostra del danno, quindi dei contenitori in plexiglass che vengono riempiti di cicche e messi in zone strategiche, quindi all'Università La Sapienza, quindi abbiamo La Sapienza che è partner di questo progetto, all'Enea, e quindi questi contenitori alti un metro e mezzo, ricolmi di cicche, fanno capire, ecco, che quella è la quantità. Se noi tutte quelle disperse nell'ambiente le mettiamo insieme, allora osservarle dà veramente disgusto. Cioè, già indica qualcosa, insomma. Sì, questa è un'iniziativa fatta anni fa a Praga, alla Repubblica Ceca, dove hanno messo questi grandi contenitori in plexiglass pieni di cicche, addirittura nelle stazioni, all'aeroporto, quindi in luoghi di grande transito, e dove c'era scritto, ecco, questa è la quantità di cicche che ogni giorno noi togliamo dalle strade di Praga. Ecco, quindi, insomma, cumuli di inquinanti, professore. Certo, certo, infatti, e questa noi la chiamiamo la mostra del danno. E poi ovviamente ci sarà un ambito di ricerca, quindi presentare dei dati conclusivi del lavoro che viene svolto, la formazione di operatori, per esempio la distribuzione di materiale documentativo negli alberghi per i vacanzieri che vengono a Roma, quindi i turisti che vengono a Roma avranno la possibilità negli alberghi di avere dei dépliant e eventualmente anche un posacenere tascabile. Questo posacenere che lei chiama mozzichino, mi pare, il professore. Mozzichino, ormai sono gli altri che lo chiamano mozzichino, insomma. Lo chiameremo tutti così. Adottiamo questo termine. Sì. E ovviamente, quindi, per concludere, l'obiettivo 4, che è quello di informare sui pericoli del fumo e offrire assistenza ai fumatori, con la creazione di una linea telefonica, ma anche di una infomail, quindi la possibilità di chiedere informazioni per via email. Bene, a proposito di questo, professore, possiamo dare ai nostri ascoltatori recapiti e siti internet per approfondire il progetto, ma anche certamente, per le tematiche certamente. Del tabagismo? Allora, intanto noi abbiamo avviato un piccolo esperimento che è quello del crowdfunding, cioè dire crow vuol dire folla, funding vuol dire raccolta di denaro, quindi raccolta di denaro attraverso la gente, no? E lo si fa attraverso un sito, noi l'abbiamo fatto attraverso un sito italiano che si chiama Eppela, quindi www.eppela.com. Allora lì si può trovare il progetto Roma senza cicche e si può effettuare in rete una donazione da 2 euro a 250 euro, ecco, questo è il range. Per cui se uno si collega e dà 2 euro, 5, 10, 20, 30 euro, quello che vuol dare, ovviamente lì trova tutta la descrizione del progetto, trova un filmato documentativo e poi ovviamente se vuoi solidarizzare con il progetto, ma anche dare una mano, per esempio nelle piazze romane,
quando i volontari di IGEA andranno a distribuire questi posaceneri tascabili. Quindi questo è un punto di riferimento, dicevo, è un esperimento per vedere anche quanta sensibilità popolare esiste a sostegno di un problema come questo. E in secondo luogo c'è un numero telefonico che può essere questo in cui stiamo parlando, lo 06 397 22 649, e poi una email che è info@gea2000.org. Allora, lì si possono chiedere tutte le informazioni sul progetto ed eventualmente aderire in qualche modo, quindi o un sostegno economico o un sostegno volontario, cioè ditemi quando saranno le date di distribuzione che avrò piacere di collaborare con voi. Bene, allora ringraziamo il professor Giacomo Mangiaracina dell'Università Sapienza di Roma, direttore della rivista Tabaccologia. Ci risentiamo alla prossima, professore. Benissimo, arrivederci. Grazie mille, a risentirla. L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Ecologia e ambiente.